Le emergenze non si possono improvvisare, il clima cambia ma aumentano anche le competenze. Questa è la missione del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che lo scorso weekend ha organizzato a Brindisi una maxi esercitazione North Emergency Test che cogliesse tutte le criticità sul territorio. Ci siamo ritrovati qua, abbiamo trovato un campo fantastico, montato perfettamente, in brevissimo tempo tra l'altro, perché veramente... Noi siamo arrivati il primo pomeriggio, era già praticamente tutto fatto. La prima operazione che ho fatto col CISOM è stato il terremoto di Battipaglia, quindi dell'Irpinia, quindi parliamo del 1980. Lì erano solo terremoti. Oggi, ahimè, servono più specializzazioni. Purtroppo con gli alluvioni, con le esondazioni, le emergenze sono molto più fluviali. Abbiamo bisogno di personale addestrato sul fluviale. Certo, il mondo cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Qui abbiamo tutto lo spettro degli accidenti che possono capitare, perché abbiamo una fortuna all'interno del CISOM, che è il Corpo di Soccorso Italiano dell'Ordine di Malta, abbiamo varie specializzazioni. Quindi abbiamo i cinofili, abbiamo quelli che fanno soccorso fluviale, abbiamo quelli che hanno le idrovore, abbiamo tutti i tipi di soccorso e quindi avremo per ogni branca un'esercitazione specifica. 200 volontari all'opera tra il campo base e quello dei fiori. Si tratta di coordinare circa 200 persone da esperienze diverse, da organizzazioni diverse. Siamo tutti un CISOM nazionale, un corpo nazionale, ma ovviamente abbiamo persone che vengono da tutta Italia. Si tratta di coordinare diverse situazioni di emergenza in cui è necessario intervenire con grande urgenza. Facciamo del nostro meglio ovviamente per mettere in piedi quella che è una efficace organizzazione che è fondamentale nei momenti di grande fretta e urgenza come quelli di simulazione d'emergenza. Il grande valore aggiunto è che la formazione che arriva da tutti noi, sia noi, l'Associazione Nazionale Alpini, la ANPAS, piuttosto che l'antincendio boschivo e così via, il fatto di essere molto formati e ciascuno in grado di fare il proprio compito in maniera molto precisa è sicuramente un grande vantaggio.